Ringrazio l'Associazione Biblica Italiana per avermi invitato a parlare di un tema che per me è in un certo senso nuovo. Si tratta di un argomento che è stato molto studiato e in modo originale da Larry Hurtado, ma confesso che avreste tutti visto, perlomeno la traduzione che mi è stata fatta di uno dei tanti libri di Hurtado. Se volete andare sul sito web di Hurtado avete tutta la bibliografia delle monografie e degli articoli. Non si è occupato solo di questo, ma a questo è dedicato più di 10 anni, quindi ecco, ha fatto diverse sintesi. Ma confesso che gli argomenti di studio che mi hanno occupato nell'ultimo decennio mi hanno tenuto lontano dalla lettura di questo importante autore, al quale mi accosto ora per la prima volta per la sollecitazione di questo convegno e ve ne ringrazio. La mia ricerca, ormai da 17 anni, ha cercato di collaborare con l'antropologia culturale insieme con la mia destra con cui sono sposato, ho cercato di analizzare in questa prospettiva una certa quantità di tematiche e testi protocristiani diversi. Ricordo queste ricerche di tipo esegetico ed antropologico perché proprio in questo ambito abbiamo tentato in alcuni saggi di affrontare una tematica che è molto vicina a quello del formarsi nel primo cristianesimo di un culto che abbia Gesù come oggetto, ma non credo all'interno della tematica che importante e certamente principale che tu hai delineato. E quindi non so neanche se valga la pena, francamente, che voi sentiate questa relazione, da parte più di 43 minuti non ci dedicherete, quindi purtroppo anche di me. Se perciò da un lato mi dispiace di non aver seguito finora la riflessione di Hurtado, dall'altro lato questo mi permette di affrontare l'argomento con libertà, continuando la pista di ricerca in qualche modo mia, anche se non potrò avermi fino in fondo dell'esperienza da lui acquisita in questo campo. Lo scopo della ricerca di Hurtado è quello di comprendere come e perché si sia formato nel primo cristianesimo un vero e proprio culto di Gesù, cioè, come egli dice, citazione, un vero e proprio modello di comportamento, sottolineo la parola comportamento, non si tratta di idee, comportamento religioso messo in pratica, ancora una volta pratica, nei primi gruppi cristiani, che riguarda Gesù e si è composto da precisi atti devozionali. Signore Gesù Cristo, pagina 53. Siamo quindi felicemente all'interno della ricerca storica. Lo scopo finale della ricerca non è la mera conoscenza di un testo, ma il testo, analizzato esegeticamente e storicamente, ci permette la conoscenza di una vicenda storica. Nel 1998-99 Hurtado indicava diversi atti rituali in cui si può incominciare a trovare questo culto di Cristo. La tesi storica di Hurtado è che un culto di Cristo si sia formato molto precocemente nel primo cristianesimo, certamente nei primi decenni, se la più antica testimonianza letteraria, a suo avviso, che, scusate, mi è saltato il file, se la più antica testimonianza letteraria che ce ne è pervenuta è l'inno per Paolino della lettera ai Filippesi 2:6-11. Questo culto va compreso all'interno del monoteismo ebraico e non come influsso di religioni tradizionali del mondo ellenistico romano. Il punto finale della mia relazione non lo tratterò perché, avendo studiato un po' la questione, non mi sono sentito profondamente esitato sul concetto di monoteismo. Il concetto di monoteismo è un concetto recente, del XVII secolo, si trova, sembra, per la prima volta nei platonici di Cambridge. È impressionante questo fatto. Quindi l'ultimo punto di quello schema non c'è. Hurtado dice che va inteso appunto all'interno del monoteismo ebraico. I fattori principali del suo formarsi sarebbero anzitutto le conseguenze e gli effetti dell'operato di Gesù sui suoi seguaci. Questo è molto importante. È molto importante, sono convinto anch'io che sia così. Il problema però metodologico importantissimo è se queste conseguenze siano intenzionalmente volute da Gesù o se siano non volute da lui. Perché noi sappiamo benissimo che i comportamenti storici, quando si mettono in atto, producono delle reazioni, questo è evidente, ma le reazioni non sono quasi mai volute. E quindi è una lettura successiva che poi è veramente un grandissimo problema questo.
che si potrebbe sintetizzare: Gesù ha predicato il regno di Dio, ma la gente cercava lui. Ma veramente Gesù voleva lui? Voleva che cercassero lui o voleva che cercassero il regno di Dio? E Dago ha messo a cuore questo problema. Io credo che abbia veramente ragione a porre questo problema. Il fattore principale sarebbero innanzitutto le conseguenze e gli effetti del suo operato, pagina 66-67, sui suoi seguaci, e in secondo luogo gli effetti, citazione delle grandi esperienze religiose nelle prime cerchie cristiane. Quando ho letto questa affermazione di Hurtado ho trasalito, perché da qualche anno, a destra di Dio, abbiamo messo al centro dei nostri interessi lo studio delle esperienze religiose di Gesù. Si parla delle parole di Gesù, si parla degli atti di Gesù, ma ci sono le esperienze religiose, che sono diverse dalle prime due cose. Concordo perciò con il giudizio di Hurtado quando scrive, citazione, ancora oggi si tende a ignorare o a minimizzare l'importanza delle esperienze religiose per l'illustrazione e la comprensione del primo cristianesimo. Cercherò quindi di presentare qui delle linee di ricerca che si basano sul comune risultato e ipotesi che abbiamo già presentato in alcuni articoli recenti. La funzione delle parole, scusatemi, ma chi ha letto questo articolo lo conoscerà, la funzione delle parole, rivelazione dopo l'ascensione di Gesù, continuità e discontinuità tra Gesù e i gruppi dei suoi seguaci, delle pratiche culturali di contatto con il soprannaturale, il profetismo e la nascita di una religione. La tematica che mi è stata assegnata però ha una vastità immensa. Non è stata precisata nessuna limitazione di corpi letterari, nessuna limitazione cronologica, quindi questo spinge quindi, è una giustificazione ovviamente, retorica, a porre in primo piano tematiche di carattere generale per concludere poi con qualche esempio concreto e limitato. L'ipotesi che voglio presentarvi è che per comprendere l'evoluzione e il formarsi di un culto proto-cristiano sia necessario partire dall'esperienza religiosa di Gesù e, sottolineo, e dalla continuità o eventualmente discontinuità di questo culto con quello dei gruppi diversi di suoi seguaci dopo la sua morte. Continuità nelle forme culturali, nelle pratiche più che nei contenuti. In sostanza Gesù ha insegnato ai suoi discepoli a fare certe cose, ad avere rivelazioni, a pregare per ottenere un contatto con Dio, gli ha insegnato lui, visto che poi è così diffuso nel cristianesimo primitivo. C'è una continuità o c'è una discontinuità? Oppure le forme di contatto con il soprannaturale che troviamo nella letteratura paolina, nel giovannismo, in Atti e in Luca, sono influenzate da forme religiose non gesuane, che vengono perciò importate all'interno dell'esperienza gesuale. Come possiamo definire culto? Zingarelli, vocabolario della lingua italiana, pagina 458. Culto, voce dotta dal latino cultum, da colere, coltivare. Complesso delle usanze e degli atti, non idee, usanze e atti, per mezzo dei quali si esprime il sentimento religioso. Non sono d'accordo sulla seconda parte, perché il sentimento religioso non mi piace. Comunque è importante che è l'insieme delle usanze e degli atti. Il culto non deve essere opposto al rito. Dobbiamo liberarci dell'idea che esista, almeno questa è la mia opinione, che esista una religione pura, non rituale, e che il cristianesimo o la religione di Gesù sia una religione non rituale, e che la sua novità e differenza consiste anche in forme religiose pure, non rituali, non formali, bensì autentiche, interiori, libere e centrate solo sull'impegno etico personale. Il rito è una dimensione ineliminabile di ogni cultura umana e di ogni esperienza personale e collettiva. Possiamo definire il rito un processo consistente in un insieme di azioni ben ordinate, temporalmente, che seguono uno schema preordinato che utilizza patterns comportamentali tradizionali, cioè dotati di significato simbolico riconosciuto collettivamente da una cultura, e profondamente radicati nell'immaginario collettivo, che ricorre quasi sempre alla enfatizzazione di forme comportamentali usuali, movimenti corporei, uso della voce, dislocazione anormale dello spazio nel tempo. Lo scopo dell'azione rituale è la trasformazione dello status del partecipante da una situazione iniziale ad una finale. Nel rito si entra in una condizione e se ne esce in un'altra. Il culto cristiano primitivo, la stessa preghiera cristiana, non deve essere opposta al concetto di rito. Anche il silenzio quacchero, mio amico per Cesare Buore si è opposto e dice: no, il silenzio quacchero mica è rituale. No, invece il silenzio quacchero anch'esso è rituale, ci si deve riunire insieme, si deve ritrovare nel seggio e si deve stare in silenzio per un'ora. E se qualcuno, se qualcosa lo dice, più rito di così, si muore. E voglio dire, è un rito, vero? Lo è la messa cattolica o la cena del Signore riformata luterana. Dietro a questo c'è naturalmente il libro che
immagino che voi tutti quanti conosciate, ma lo dichiaro le mie dipendenze, di Catherine Bell, su che cos'è il rito e su cos'è una pratica di Pierre Bourdieu. Il culto, perciò, è fatto di azioni rituali, non di pura riflessione, non di pure parole, non di pure idee. Il culto vuole trasformare l'esistenza concreta degli uomini, non vuole pensarla semplicemente, non vuole parlarne accademicamente e scolasticamente. La storia delle idee serve poco per capire Gesù. Gesù è un uomo che incontra la gente. La storia delle idee è fatta per i professori, ma non per comprendere Gesù. Non esiste atto religioso che non sia cultuale. Qui vi chiedo scusa, voglio cercare di esprimere quali sono gli strumenti con cui sto cercando di lavorare per questa che è un'ipotesi di ricerca in cui io non ho conclusioni. Io presuppongo un concetto di religione, stamattina abbiamo sentito da Giulia Sfamini, che è una splendida esperta di queste cose, con cui, rispetto al quale mi vergogno di parlare, no? Io penso che la religione come la intendiamo oggi non esistesse in realtà nel mondo antico, che si tratti di un concetto religioso contemporaneo. Tuttavia, le nostre parole non possiamo rinunciare ad usarle. Noi conosciamo soltanto tramite le parole e i concetti che abbiamo. L'atto di conoscenza presuppone che noi traduciamo nei nostri benedetti concetti di oggi la realtà del passato. Ma quindi dobbiamo definire per forza religione. Ma io penso che la religione non possa essere definita una sola volta, ci siano tante definizioni. Se vediamo il libro, per esempio, di Filorano, cos'è una religione, pubblicato da Einaudi, vedrete che alla fine qui questo l'ha definita così, quell'altro l'ha definita così, quell'altro ha un'altra corrente, e alla fine dice: ma tu, Filorano, che cosa ci dici? Ma non ce l'ha la risposta, perché lui ha esposto storicamente un'enorme quantità di definizioni di religione. Io ragiono con due ipotesi di definizione, perché una non me ne basta. La prima è di origine durkheimiana, sostanzialmente, che divide la realtà in due sfere: quella culturalmente definita umana e naturale, quella culturalmente definita sovrumana e soprannaturale, e la zona umana o naturale ha bisogno, per definizione, di entrare in contatto con la zona sovrumana e soprannaturale per poter vivere, sopravvivere e prosperare. Esistono pratiche cultuali e riti e agenti religiosi che mettono in relazione i due ambiti e per questo possono essere definiti religiosi. Credo però che anche la definizione di Clifford Geertz, interpretazione di culture, e la religione come sistema culturale, sia fondamentale. Ci sono arrivato molto tardi. Per Geertz la religione è innanzitutto un sistema simbolico, siano esse credenze, idee, immagini, al quale gli uomini religiosi attribuiscono una forza di realtà. Cioè, quando sono andato in Museo Città del Messico e ho visto il serpente piumato, è evidente che mi sono trovato di fronte ad una rappresentazione simbolica. E subito ho detto: guarda un pochino questa gente, che tipo di produzione simbolica ha creato per riuscire a capire i problemi drammatici della sua esistenza. Ha immaginato il serpente piumato. È ovvio che sono i problemi della realtà importanti, però i sistemi simbolici attribuiscono le religioni attribuiscono ai propri sistemi simbolici valore di verità, come se fossero realtà, talmente potente da orientare tutta la loro vita e spingerli perciò a compiere azioni nella vita reale. I sistemi simbolici hanno perciò una forza autonoma, tendono ad autonomizzarsi dalla realtà che dovrebbero rappresentare appunto simbolicamente. Io credo però che esistano dei momenti della formazione di fenomeni religiosi in cui i sistemi simbolici non hanno ancora acquisito una vera e propria autonomia rispetto ai fenomeni della realtà concreta e reale che li richiedono per esserne spiegati. Credo che il periodo della vita di Gesù e quello immediatamente successivo alla sua morte sia uno di questi straordinari momenti creativi, in particolare dal punto di vista della formazione di un culto di Cristo, genitivo, oggettivo, che a noi qui interessa. Cioè che non siamo ancora arrivati a quel momento, che sarà con il cristianesimo dal IV al VI secolo, in cui il sistema simbolico è ormai autonomo e pretende di avere una verità da rispettare e da orientare. Qui siamo in un momento in cui ancora
l'atto di produzione del sistema simbolico è profondamente radicato alle esperienze reali, concrete, dell'esistenza. La mia ipotesi di ricerca in questo momento, tutta ipotetica, è la seguente. Esiste una molteplicità abbastanza differenziata di forme di culto gesuane e protocristiane. Tra quelle protocristiane, una esplicita manifestazione di un culto di Cristo non si ha se non in modo implicito in alcuni atti di culto, come il battesimo, o in alcune pratiche taumaturgiche in cui si fa ricorso al nome di Gesù. Laddove abbiamo descrizioni esplicite di un culto di Gesù o di Cristo, siamo in presenza di rappresentazioni simboliche. Filippesi 2:6-11, al due brani dell'Apocalisse, 4:8-11, 5:9-14, che sono delle vere e proprie preghiere, in cui si manifestano atti di culto alla figura di Gesù, così come rappresentata nell'Apocalisse, e l'ascensione di Isaia, nel capitolo soprattutto 10 e 11, come detto Apocalisse, e Isaia sono scritti di tipo giovannista, mentre invece Filippesi siamo, non si sa in quale ambito, ma comunque è trasmesso da un gruppo, da Paolo. Queste rappresentazioni simboliche tendono a creare nella immaginazione religiosa una realtà non ancora esistente, cioè un culto reale. Una specie di produzione simbolica che potrà in futuro influenzare la realtà e diventare culto reale e non solo immaginato. Questa è la mia ipotesi. E i testi che io ve lo dico subito, perché poi non so se avrò tempo, i testi su cui io mi baso e che voi conoscete tutti a memoria sono alcuni testi degli atti di Luca, la rappresentazione lucana del battesimo e la rappresentazione lucana della trasfigurazione, perché Luca è l'unico a introdurre in questi due la preghiera di Gesù, Atti 13, che è una descrizione importantissima di un culto, poi Prima Corinti 2:6-16 e per l'ambito giovannista i testi che appena vi ho ricordato, aggiungerei il Vangelo del Salvatore, questo penultimo Vangelo scoperto, la cui datazione è difficile sapere, e precisare perché contiene elementi molto molto vicini all'ascensione di Isaia. L'ascensione di Isaia, nella mia ipotesi, è un testo soltanto secondario, perché il Vangelo di Giovanni, secondo me, la conosceva, perlomeno la seconda parte, secondo gli studi di Orelli, cioè la visio. La visione di Isaia sembra conoscere il viaggio celeste, e il Vangelo di Giovanni sembra conoscere il viaggio celeste o nella forma della visione o nella forma dell'Apocalisse di Abramo. Questo non riusciremo certamente a parlare. Questo, diciamo così, complesso di testi che io vorrei analizzare, però devo analizzarli con uno schema. Il mio schema dipende da Jonathan Smith. In un articolo del 2000, poi pubblicato in Religion del 2004, Jonathan Smith propone uno schema molto suggestivo per comprendere la natura e la nascita del cristianesimo. Il cristianesimo sarebbe una delle diverse religioni dell'anywhere, attenzione, anywhere, non everywhere, cioè in qualsiasi luogo, non in tutti i luoghi, che si formano nella tarda antichità e si differenziano dalle religioni domestiche, la religione del qui, e dalla religione della, la religione civica, la religione del tempio, la religione imperiale. Abbiamo appena sentito, appunto. Quindi, avremo quindi una classificazione delle religioni in tre tipi fondamentali in età tardo antica. Ovviamente, dal punto di vista mitologico, si tratta di un pattern, un modello, uno schema, e ogni modello serve solo per vedere meglio, non si identifica con la realtà storica, non sostituisce l'indagine storica né la fase etnografica dell'analisi antropologica. Che cos'è un modello? Esattamente come una mappa di Parigi, una mappa di Roma. È evidente che mi aiuta a orientarmi per le strade di Roma, ma non è la strada di Roma. Il menù di un ristorante, se leggo, pizza tal dei tagli, poi la vado a mangiare, rimarrò deluso, perché non è quella pizza tal dei tagli che avevo preso nel ristorante, una schifezza di pizza che però ha lo stesso nome di quell'altra. C'è una differenza fondamentale tra il menù e la figlio, di dire mi servo di Jonathan Smith, ma a me mi interessano poi i fatti, non Jonathan Smith. Ciò
ciò che per me è assolutamente essenziale in questa definizione di Smith è il carattere interstiziale. Credo che non si possa comprendere la vicenda di Gesù se non si tiene presente che l'associazione volontaria del discepolato che lui ha creato è in dialettica con la household, la casa, la famiglia, la religione del qui, e verso il filo, quindi con la household organizzata su base territoriale, parentale e lavorativa, e il tempio e la sinagoga si infila dentro senza sostituire né la household né il tempio. Non è una sostituzione. Le religioni dell'anywhere e il movimento Gesù in particolare sono sempre in dialettica con le organizzazioni parentali e con le istituzioni religiose ufficiali. La religione domestica e quella civica però non muoiono, continuano ad esistere. La grande trasformazione avvenuta tra Gesù e il cristianesimo del IV-VI secolo è che una religione dell'anywhere si è mutata in religione del there, in religione civica e politica. Perché quando la forza interstiziale del movimento cessa, la parentela e le istituzioni si cotizzano in movimenti interstiziali. I tre fattori che secondo Smith portano alla religione dell'anywhere sono una nuova topografia, una nuova cosmologia e una nuova politica. Lui dice a volte più strettamente connessa al modello familiare della religione del qui, altre volte più vicina al modello imperiale caratteristico della religione del là, there, esiste un terzo schema di religione che assume molte forme, ma che ha in comune il fatto che non è legata ad alcun posto in particolare, il senso stretto non è né qui né là, può essere ovunque. Nelle sue forme arcaiche o classiche, le religioni in qualsiasi luogo includono clubs religiosi e altre forme di associazione, figure di iniziatori religiosi spesso presentati come itineranti e agenti religiosi non riconosciuti dai centri di potere. Giovanni Battista e Gesù non erano riconosciuti dai centri di potere, neppure Paolo è riconosciuto dal gruppo gerosolimitano. Per usare un'antica definizione sociologica, in molti casi si tratta di associazioni di persone che hanno uno status, ma non un rango, cito sempre Smith, e si offrono mezzi, è importantissimo, e modi di accesso a ciò che culturalmente si immagina essere un potere divino, modi e mezzi non previsti dalla religione del qui e del là, sono degli inventori di riti. Ma dai, Giovanni Battista è un esempio chiarissimo, no? Non è un rito domestico, non è un rito sinagogale, non è un rito templare. E Gesù ha scelto proprio quello. Ma d'altro canto anche rifiutano modi di accessi ad esso. Certe volte esse possono imitare, altre volte capovolgere aspetti di queste due altre forme dominanti di religione. La nuova geografia, se avviene che sia la famiglia estesa, la home place, che sia il luogo della sepoltura del defunto da onorare, non sono più copo e coestensivi, la religione di qui è stata distaccata dalle sue radici. Questo può avvenire per dislocazioni dovute a invasioni o colonizzazioni, e in questo caso ci sono due le risposte. Quella sociologica, l'associazione diventa un sostituto della famiglia, un sostituto costruito socialmente che sostituisce la famiglia, oppure di tipo cosmologico. Si pensa che l'individuo abbia un'origine, dice Smith, celeste, e il culto perciò consiste nel riportare la persona nella sua patria celeste. Il viaggio celeste è per esempio un tipico esempio di questo. La nuova cosmografia si realizzerebbe quando la nuova cosmologia allontana fortemente l'abitazione di Dio dalla terra, perché la terra ormai è concepita come una sfera e i pianeti la separano dall'abitazione di Dio. In questo caso il culto sacrificale tende ad entrare in crisi, mentre invece il modo per eccellenza per entrare in contatto con la divinità è andarci direttamente presso Dio. Quindi la profezia, la rivelazione, il viaggio celeste ancora una volta. Perché l'importanza di questa tematica o modello di Smith mi interessa? Perché mi fa comprendere che Gesù e il suo movimento assumono una posizione interstiziale e non si radicano primariamente nelle forme cultuali istituzionali, sinagogale e templare. La domanda che mi pongo è perciò la seguente:
quali forme culturali Gesù e i suoi hanno scelto per la loro vita religiosa. Gesù ha scelto certamente il battesimo del battezzatore, un culto marginale, non istituzionale, interstiziale per definizione. Poi certamente, ti presento così rapidamente, la mia idea, la preghiera, e certamente è un altro, ma ci arriveremo più, e altre forme di contatto col soprannaturale per ottenere rivelazioni e potere taumaturgico. Qui è importante per me un altro presupposto metodologico. Non si possono concepire gli atti cultuali separati isolatamente. Così come hanno uno scopo, gli atti rituali, così sono connessi ad altri rituali. Si è parlato molto di sacrificio, vi ricordo che una importante, sono arrivato a questo per l'influsso sempre dell'antropologia, a un certo punto studiando il Levitico abbiamo avuto tra le mani il libro dell'antropologa cattolica Mary Douglas, Leviticus as Literature. Lei dice che una delle forme che in tutte le forme culturali, che in moltissime culture, la divinazione è strettamente connessa al sacrificio, o il sacrificio è connessa alla divinazione. La riforma levitica è estremamente fondamentale perché distacca da divinazione, proibendola, dal sacrificio. Questo è estremamente importante. Allora, abbiamo cercato un po' di studiare questo e io mi sono reso che sono arrivato a questo presupposto dell'analisi, che in ogni grazia, in ogni atto di culto, ad esempio il sacrificio, deve essere considerato ogni atto di culto come una parte di una serie di atti rituali dai quali esso non può essere isolato, e soprattutto, data la molteplicità di atti rituali che esso necessariamente comporta, come un'azione rituale che implica livelli duali e plurali di significato. Lo studio comparato di riti sacrificali, ad esempio, i riti sacrificali Yoruba, quelli del Medio Oriente antico, ancora quelli menzionati nei testi divinatori cinesi della grotta 17 di Dunhuang, ha mostrato che i sacrifici sono spesso collegati strettamente ad altre forme rituali, quali ad esempio la divinazione, la preghiera e l'esorcismo. È nostra convinzione che un'analisi del sacrificio levitico, abbiamo fatto una ricerca da questo punto di vista, nella sua connessione o non connessione con la divinazione, la preghiera e l'esorcismo, possa condurci ad un chiarimento dei suoi diversi aspetti. Un possibile schema o modello di connessione ipotetico tra varie forme rituali nella loro successione logica potrebbe essere il seguente: divinazione, preghiera, sacrificio, esorcismo o uso di amuleti. Se uno schema euristico se questo è uno schema euristico possibile, divinazione, preghiera, sacrificio, esorcismo, dobbiamo cercare di comprendere dove si situa la specificità dell'esperienza rituale gesuana e poi quella cristiana. Cioè in che modo modifica, si colloca, e sembra che gli schemi servono solo per farsi delle domande strane e poi alla fine. La mia ipotesi, basata su ricerche degli ultimi mesi, sulla pratica di Gesù, su quello che lui faceva, non sulle sue idee, è che la specificità gesuana sia quella di collocare gli atti rituali in tre ambiti principali, nella solitudine. Ricordate Marco 1, 35, si isola. Di notte, la quarta vigilia, ma anche Luca lo riprende questo. La solitudine. Lo spazio è lo spazio solitario, non quello consacrato ufficiale, non quello collettivo. Un altro ambito è quello in atti collettivi quotidiani per eccellenza, il mangiare insieme, in cui c'è un rovesciamento rituale, e in un caso poi diventa addirittura l'Eucaristia, no? E infine il corpo. Un tentativo di collocazione corporea del potere divino. Quindi ambiti molto diversi da quelli sinagogali a quelli templari. Gesù aveva una capacità teumaturgica che risiedeva nel suo corpo, ma come è riuscito a trasmettere il potere teumaturgico ai suoi discepoli? Che viene affermato essere trasmesso ai discepoli. Non abbiamo atti rituali di trasmissione, Marco sembra accennare al potere del nome, che possono usare anche altri. L'esperienza religiosa di Gesù non è mai centrata nel Tempio o nella sinagoga. L-
Vediamo adesso gli atti di culto di Gesù dopo la sua morte. E questo è il problema che io mi sono posto. Certamente noi abbiamo degli atti di culto in cui dobbiamo supporre degli atti di culto in cui, soprattutto nelle esperienze, nelle chiese paoline, in cui i profeti potevano conoscere i precetti di Gesù mediante o il volere di Gesù o il parere di Gesù mediante rivelazione. Ma come avveniva questo? Avveniva in quelle riunioni collettive di cui parla prima Corinti 14? Non lo so. Certamente noi abbiamo il rito del battesimo, il rito della remissione dei peccati, che è un rito fondamentale protocristiano, è un rito in cui la figura di Gesù gioca, perlomeno nella versione paolina, gioca un'importanza estrema, la morte di Gesù, e in questo rito c'è un incontro con Gesù. È qui che si radica una prima forma di culto cristiano, di culto di Cristo. Esistono molte preghiere protocristiane, però, per esempio, questo libro, La preghiera di Alessandro Costantino, un'antologia critica, edita da Mark Kiley, elenca anche preghiere cristiane, ma per un certo numero di secoli, ma preghiere direttamente a Cristo non se ne trovano, salvo quelle due dell'Apocalisse. Quindi c'è un problema serio da questo punto di vista. Ho 10 minuti ancora. E cosa ho fatto allora? Ho cercato di esaminare soprattutto la letteratura di Luca e di Atti, perché sono stato molto colpito dal fatto che Luca introduce la preghiera nella scena del battesimo e la introduce nella trasfigurazione, e poi la ritroviamo in diversi modelli cultuali degli Atti. Quindi il problema è di sapere, in sostanza la domanda è questa: è chiaro che è redazione, introduzione di Luca della preghiera del battesimo e della trasfigurazione, come dobbiamo interpretare questa redazionalità? Uno può dire, bene, è redazionale, allora il modello è di carattere letterario. Oppure invece, ma allora io mi domando, ma allora perché lo stesso modello lo ritrovo in forme cultuali protocristiane descritte da Luca? Anche lì è redazionale? Quali sono le informazioni di Luca? Io come storico non parto mai dal presupposto che una fonte sia inaffidabile, parto sempre dal presupposto che una fonte sia affidabile. Poi bisogna analizzarla criticamente. Certamente è redazionale. Ma entriamo per esempio nell'esame di un brano, non quello del battesimo o della trasfigurazione, che sono dei testi sconvolgenti. Ma partiamo soltanto da un testo meno sconvolgente, che è quello di Atti 6. Quel giorno Gesù se ne andò sulla montagna a pregare e passò la notte in orazione. Quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse 12. Luca, cosa ha detto? Luca 6:12. In quei giorni Gesù se ne andò sulla montagna a pregare. Quindi è andato, secondo Luca, sulla montagna con l'intento di pregare. E passò la notte. È un rito enorme, una notte al buio, in preghiera. Ma dove se l'è inventata quelle cose del genere? Se l'è inventata completamente? È interessante prendere Bobon, dice per Luca, cito, gli elementi strutturali della preghiera di Gesù sono l'espressione del rapporto con Dio, cioè l'adorazione. Poi domanda l'intercessione per lo sviluppo del disegno salvifico di Dio mediante l'obbedienza della fede verso la parola divina di rivelazione. Qui il linguaggio è talmente teologico, scolastico, che fa un po' di ribrezzo. Dio rivela perché Gesù, però il problema, domanda intercessione, va bene, ma perché intercessione? Intercedere è una figura latina, con che domanda? Ora, che la frase sia redazionale non ci sono dubbi, c'è qualcuno dei suoi informatori che gli ha detto, guarda, secondo me, lui si è informato, secondo me Gesù quella notte, prima di
Perché non? Perché dobbiamo mettere in dubbio che lui avesse un'informazione? Qualcuno gli ha detto che Gesù, prima di scegliere i 12, ha pregato tutta la notte. Perché dobbiamo mettere, non capisco perché dobbiamo metterlo in dubbio. Però invece lo storico deve metterlo in dubbio, anche perché lo ritroviamo tutti questi elementi in altre forme cultuali che sembrano tipicamente lucane. Il problema quindi qual è? Che Luca non sia testimone oculare, non ci sono dubbi. Che c'è qualcuno dei suoi informatori che lo ha informato di questo, ma i suoi informatori che informazioni avevano? Se lo sono inventato loro? La domanda esegetica è la seguente: in base a quale modello di preghiera e di esperienza religiosa Luca ha potuto immaginare che Gesù passasse in preghiera la notte? Dove Luca ha visto pregare per tutta la notte, prima di compiere una decisione estremamente rilevante? Bobon cerca modelli letterari. La vita di Mosè di Filoni, la preparazione e la scelta che avviene nella preghiera, e poi alla fine decide che probabilmente sono le antichità bibliche dello pseudo Filone, perché lì è lì che i temi della montagna e della preghiera sono combinati. Ma è un modello letterario che serve per spiegare un'esperienza così radicale di Gesù? Il fatto è che poi il Bobon dal modello letterario passa alla realtà storica. Per Bobon sembra redazionale solo il modello di preghiera sul monte e per una seconda promulgazione di precetti al popolo. Storico invece è il modello di preghiera di Gesù, e infatti Bobon dice questo modello è costitutivo anche per la preghiera di cristiani, sia quella individuale che quella comunitaria. La preghiera storica di Gesù è la preghiera a Dio, a Dio. Cosa, ok? Tu, Theou. Questa espressione abbraccia le domande e i silenzi di Gesù, dice Bobon, e la risposta di Dio, perché preghiera deve essere vera comunicazione. Gesù domanda e poi sta zitto, aspetta che Dio risponda. Quindi ci sono state delle rivelazioni di ciò che Gesù non sapeva e voleva sapere. Attenzione, siamo di fronte ad un processo rituale complesso, composto di diverse fasi e azioni rituali: dislocazione, salire sul monte, distaccarsi dall'ambiente. Anche salire, la salita fa parte dell'azione rituale, una scelta di un luogo tradizionalmente ritenuto simbolicamente rilevante come luogo di manifestazione di Dio, il monte, la solitudine che implica l'entrare in uno stato sociale, psichico e corporeo diverso, alterato rispetto alla normalità, il tempo, la notte che implica l'abolizione del riposo, la scelta della notte ha un significato rituale rilevantissimo, la durata eccezionale della preghiera, poi la scelta dei 12 che fa parte dell'azione rituale. La scelta dei 12 non è separata. E infine la ridiscesa nel luogo pianeggiante. Atti 13, pur essendo brevissimo, presuppone lo stesso contesto. Abbiamo 5 agenti rituali, dottori e profeti, pregano e digiunano. Ora, signori, digiunare, a cosa lo possiamo applicare il digiuno? Al fatto che ho saltato la colazione? Certamente no. Quindi, per digiunare, perlomeno 2 giorni. Altrimenti che razza di digiuno è? Quindi questa gente pregava perlomeno da 2 giorni digiunando, quindi è un atto rituale impegnativo, durissimo. E poi c'è la seconda fase rituale, prima di imporre le mani, digiunano e poi pregano di nuovo. D'altra parte anche certi testi della Mishnah ci dicono che gli antichi maestri stavano un'ora in silenzio prima di pregare, poi pregavano, poi stavano un'ora in silenzio dopo aver pregato. Quindi la preghiera in questo mondo non è una roba in rovina. Ecco, quindi diciamo così, di dove lo trae Luca, da dove li trae questi temi? Li troviamo anche in quei testi che Bissoli ha citato prima, che però sono lievemente diversi, cioè abbiamo del Giovanni e Pietro salvano Gerusalemme per l'ora sesta, no? Perché lì c'è il sacrificio, e dopo il sacrificio c'è la preghiera. Che tipo di preghiera è? Sono delle benedizioni, poi c'è la recita dei 10 comandamenti, poi lo Shema. Quindi loro partecipano ad una complessissima azione rituale. Anche l'episodio di Cornelio e l'episodio di Pietro e quello di Paolo sono connessi al Tempio, ma sono solo questi 4 casi di preghiera, ottenimento di rivelazione, che avvengono in connessione col tempio, quasi che la vicinanza del tempo permetta rivelazioni, non una specie di incubazione, parallele a fenomeni di incubazione, presente la presenza sul tempio permette, durante la preghiera, della rivelazione. Ma sono solo questi 4, perché Atti 13 e i testi di
Lucani del battesimo, della trasfigurazione, in cui è durante la preghiera che all'improvviso avviene la visione, è durante la preghiera che avviene la discesa dello Spirito, quindi è all'improvviso, come in Atti 13. Stanno pregando e all'improvviso si manifesta lo Spirito. C'è l'esplosione improvvisa, imprevista, di un intervento soprannaturale, che avviene durante la preghiera. Ora, il fatto che Gesù sia andato sul monte per pregare, quanto tempo hanno pregato per la trasfigurazione? Certo, se Luca se lo deve essere posto, visto che pensa ad atti rituali lunghi, a un certo punto succede che avviene questa cosa. Però questo straordinario intervento, trasformazione corporea, il punto fondamentale è che questo è l'unico atto che noi abbiamo in cui Gesù compie un fenomeno religioso, in cui a me nessuno può convincermi che non si tratti di un fenomeno storico, perché altrimenti se io tolgo dalle fondamentali esperienze religiose di Gesù, non vorrei sapere cosa mi rimane di Gesù, salvo l'etica, ma questo è stato fatto in presenza di 3 discepoli soltanto, quindi siamo di fronte ad una tradizione iniziatica, come iniziatico è anche prima con 2, 6, 11, soltanto i perfetti possono partecipare a certe manifestazioni dello Spirito. E quindi io devo arrivare alla conclusione che ci deve essere stata una forma di insegnamento di Gesù di come ottenere rivelazione. Questa è l'ipotesi su cui io mi muovo. Cioè che, perlomeno in certi ambiti del protocristianesimo, ci sia una continuità di forma culturale tra quello che Gesù praticava, quello che Gesù ha imparato dall'esperienza religiosa di Gesù e quello che poi hanno fatto nel primo cristianesimo. Ciò che è comune, riassumo, a tutti questi testi lucani è un modello di azione rituale complessa in cui la preghiera è presentata in un contesto rituale chiaro, a volte collettivo, a volte individuale, che ha lo scopo, ottenuto con successo, di instaurare un contatto con il mondo soprannaturale consistente in un intervento di questo mondo soprannaturale nelle forme della visione, comunicazione vocale di rivelazione o di trasformazione corporea, la trasformazione corporea di Gesù, con lo scopo finale di prendere una decisione. Perché c'è bisogno di una rivelazione per prendere una decisione? Perché siamo di fronte a quelle forme di religione delle lingue in cui non si è fuori dalle istituzioni, non si può fare ricorso ad un sapere tradizionale, si deve fare appello direttamente alla fonte culturale per poter fondare un comportamento. Ma queste forme culturali sono anche sono la grande novità del cristianesimo, la grande caratteristica del cristianesimo, ma anche la sua dannazione. Perché mentre permettono un'assoluta certezza, autorizzano anche l'assoluta diversità e l'inconciliabilità delle posizioni. E perciò è abbastanza comprensibile che a un certo punto qualcuno abbia deciso di porre fine a questa pluralità di poteri che si appellavano a rivelazioni dirette, perché l'appellarsi a rivelazioni dirette, quantunque sulla base di esperienze radicate nella pratica di Gesù, portava poi a posizioni differenziate, perché quello che conta è la continuità non nel messaggio ma nella forma culturale, nella pratica. Grazie.